Allora, durante gli interventi abbiamo parlato di grandi aree metropolitane nazionali, ma come dire, a Ecomondo, se non sbaglio, è nata anche una collaborazione internazionale, vero? Sì, effettivamente a Ecomondo io sono stata invitata ad un evento del programma internazionale The PEP sulla mobilità attiva organizzato dalle Nazioni Unite con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è stato, diciamo, un evento molto interessante perché coinvolgeva numerose città del mondo proprio sulla sensibilizzazione della mobilità attiva, e dove ho conosciuto le nostre amiche e colleghe Olga ed Elena, perché loro con l'Istituto Leontief di San Pietroburgo hanno realizzato un progetto con paesi del nord Europa sulla mobilità attiva, mettendo in evidenza tutta una serie di buone pratiche e realizzando anche un video che io spero si possa vedere, molto carino, che mi piacerebbe soprattutto che vedessero i nostri ragazzi. So, please, Elena. Grazie, dear Silvia. Grazie, dear organizers, dear partners, dear colleagues, for this really great opportunity to be the part of this valuable discussions and in such constructive atmosphere, such friendly atmosphere, with such a strong leadership from young professionals. It's really very right to include into our discussions the key stakeholders of sustainable future. Actually, we're receiving every time the best feedback from them. It's great. So, unfortunately, we could not present such comprehensive report. We are not so advanced in Russia on these sustainable and sustainability issues. But we will sing you the song of our Green Mobility Partnership. This is the partnership of Nordic and Russian cities, which was established 5 years ago with the help of the Nordic Council of Ministers to promote our multimodal, low-carbon transport systems and systems which are really accessible to all. So, please, yeah, help us to start. La dottoressa vuole far presente, diciamo, l'esperienza che hanno avuto a San Pietroburgo, che coinvolge tutte le diversi paesi del nord Europa, in particolare diciamo sull'utilizzo di tecnologie a basso utilizzo di carbonio, multimodalità per il trasporto. Yes, this is really our the movie. Yeah. Yeah. Adesso un breve filmato che mostrerà i risultati del progetto. So it's important because we need to just also present you our creative team, our partnership. So it's important. Yes. Ecco. Coming on the scene. So please, ecco, enjoy. Divertitevi. On the street sometimes I feel aggravated and unfulfilled, hacking lonely paths away on crowded motorcades. This noise, it never fades away. Dreaming of some greens and blues on the diet of CO2. We shouldn't live grey endless days. It's time to take our space. Let's claim our cities back again. Let's stand for green mobility and street vitality and park tranquility road hospitality. Let's win our cities back. Let's shift mentality. Let's make our streets our home again. Let's end the noise brutality. Green mobility, street vitality, park tranquility, hospitality. Green mobility, street vitality, park tranquility, hospitality. Green wave all along to green ways. That's so easy to relate. Watch our kids take over runways like those grass blades through the grates. Even these rusty gates. Don't lock yourself out in the car. Take to the pavement, play your part. It's
mobility and street vitality and park tranquility road, hospitality left, ran our city's backlash, shift mentality, let's make our streets our home again, let's end the noise brutality. Street mobility, street vitality, park tranquility, hospitality, green mobility, street vitality, park tranquility, hospitality, green mobility, street vitality, park tranquility. Brand, we are the future brand, we are the future brand, we are the future brand. Allora, Green Mobility in realtà è molto in stile Green Days, oserei dire, perché come dire, molto bella la band, è un inno vero e proprio alla mobilità verde che ha sviluppato in questo progetto. Abbiamo visto una San Pietroburgo più bella che mai e anche, come dire, tre passi in avanti nella definizione di uno standard, di un'ambizione verso l'integrazione delle vie verdi e delle vie blu, cosiddette. Yes. Mm-hmm. And also from the very beginning, I would like to show you our Green Mobility Handbook, where all experiences, best practices, best people who are driving the change, they are presented here. And this we have several copies, but it is open on the web. And we will, in the process of our presentation, provide you with all the links. And really, the Green Mobility is our common brand, because even in Italian language, it's just, I think, Verde Mobility, yes? It's every time from the report and from the discussions, the term mobility is really coming to my mind, and we have a lot of things to discuss within this fora. Also, we have good forums and platforms in St. Petersburg, and you are warmly invited to share your experience within our Green Mobility Network members. So, just, it's really our joint and common agenda because, I'm sorry. Sì. I'm sorry. Non avevo il testo, diciamo, della collega, ma diciamo, è stato pubblicato un manuale sulle buone pratiche che hanno qui portato in qualche piccola copia, penso che una possiamo prenderla per il nostro direttore, è anche scaricabile liberamente dal web, riguarda ovviamente tutto quello che abbiamo visto nel bellissimo video, mi permetto di dire, che abbiamo visto in precedenza. Ai giovani dico scarichiamoci l'MP3 di questa bellissima canzone, riguarda ovviamente la pubblicazione, la mobilità verde. E ovviamente la collega ci invita tutti a San Pietroburgo, che è una bellissima città, per approfittare delle green infrastructure che la presente e per creare un'agenda comune. In questo libro ci sono tutte le migliori pratiche disponibili che sono state raccolte in questo lavoro pluriennale con tutti i partner del progetto che sono le città del nord. Yes, and now maybe just few slides, few messages from our network to really position, I think, the main technologies of success which we found from the Nordic experience and trying to test also in our Russian cities and municipalities. Quindi adesso vedremo alcune diapositive che mostreranno le tecnologie che sono state di successo per le città della Russia e le città del Nord che hanno partecipato a questa iniziativa. So it's really true that the future is not what we dream about, but what we make. And making sustainability reality within agreed common global agenda 2030 is a really great challenge for all countries. And it's good that for Russia also, because Russia signed the declaration of the United Nations during the summit in 2015. And maybe you know that maybe 1 month ago, the new Sustainable Development Index was published. And we see that Russia is only on the
63rd place, so a lot work to do, a lot work ahead towards sustainability, and even to just maybe catch Italia, which is having right place on 29th place due to all your great work and activities which were discussed today, but certainly still a lot to do. And you see that the top of Sustainable Development Index, just Nordic countries, Sweden, Denmark, then Finland, Norway. So they are really, our Nordic cities are real front runners in towards sustainable development. And it's good that we could learn from their experiences. We could follow them, and we could really try to do more work towards sustainable development in Russia. Okay. Quindi dopo queste diapositive vedremo, ci ha annunciato che è stata fatta per la Sustainable Development Index delle Nazioni Unite e lo scoring delle città russe è piuttosto basso, circa 6%, quindi ci sono molte cose da fare dal loro punto di vista. Da questa esperienza con le altre città del nord hanno avuto molto da imparare, perché questi paesi, i paesi nordici in genere sul Sustainable Development Index hanno degli scoring molto alti, quindi hanno imparato, diciamo, delle buone pratiche che possono essere messe in pratica appunto anche nelle loro città.